Ciao a tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Reaction alla 6x19 di Vikings. Attenzione agli spoiler e se dovete commentare con uno spoiler, citatelo, così magari chi vede i commenti prima di guardare il video o mentre sta guardando il video può evitare gli spoiler. Siamo alla penultima puntata, non so cosa aspettarmi, spero solamente che uno degli spoiler che mi ero fatta sia vero. Vediamo un po'. Non sono pronta per dire quasi addio a Vikings, però dobbiamo, togliamoci questa spina dal fianco e partiamo con la puntata. Questo è il capo. Un ragazzino, sorella. Managadu, Manaha di Wip, Egyptur Muria, Aunaha, Walamaduk, Dino. When Chibuida, a word is cook, and Sahamaminen, like a dowry. Non è una lingua comprensibile, non la puoi parlare. Down. Un emo di Gisnigama. Kisiko in Quisin, Benini. Ah, Bilway in Quisin. Wajidu. Ah, Davidem. Nigani. Mune non lo web. Ando a volno in questa. Ma sento qua che non mi ha creato a me. Perché non mi ha creato a me, non mi ha creato a me, non mi ha creato a me. Non mi ha creato a me. Che mi ha creato a me? Che dite? Non credo sia felice.
Andate tra quelle colline. Guardate se ci sono segni della presenza dell'esercito vichino. Sì, mio signore. Via! Avanti! È una precauzione. Penso che l'esercito di Ivar abbia raggiunto Palazzo Reale. Per trovarlo deserto, abbandonato e rifuggito. Si divertirà un mondo a darmi fuoco. Mia dolce Elswit, non puoi incolparmi più di quanto faccia io stesso. Sarei stato ardito restando. Avrei potuto scegliere il martirio. Potevamo morire con la coscienza tranquilla. Perdonami. Ho scelto un ben duro cammino. Ho scelto di tentare di sopravvivere e non credo che Dio mi biasimi. Ma che mi biasimi o no, io sono pronto. Ci scontreremo con Ivar nel tempo e luogo di nostra scelta. E in questo scontro finale, che Dio sa quanto io tema, credo saremo vittoriosi. Oh, calmati. Sempre agitato stai. Da sta calma. E di che dovrei parlare? Sono cieco, non vedo più nulla. Sì, però parli. Non so che cosa mi sta accadendo intorno. E tu me lo dici, mia cara. Bene. Se la cosa ti può interessare. Ho appena deciso di inviare un uomo di estrema fiducia in quel posto in Danimarca, dove il re è stato convertito al cristianesimo. Era il minimo che potessi fare. E questo uomo di fiducia, che cosa dovrebbe fare? Assassinare il re, ovviamente. Abbiamo il dovere di preservare la tradizione. Se anche vi fossi opposto, avrebbe fatto qualche differenza. Cioè, ma sto poveretto. Essere libero. Tu credi? E come? Ti danno le ali. Te ne volerai via. No. Posso liberarmi facendo qualcosa per il signore Eric. Che dovresti fare? Non posso dirlo. Meglio che me lo dici. Perché anch'io voglio essere libera. Questa è la sola cosa che conta. Devo uccidere la regina Ingrid. Saremo, che vuoi fa? O vuoi scegliere tu? Molto da. Sapevo io che si volevo uccidere. Allora lo faremo insieme. A caccia di prede e non fa ritorno. Ci sono creature nella foresta, strane creature che spuntano dal suolo se odono i tuoi passi. Il diavolo stesso vive nella foresta e non fa che percorrerla. Mio signore, prego, sedete, risparmiate le forze. Siate di buon umore. Tutti voi. Abbiate fede in Dio senza nessuna paura. Tendono a farci del male. Concordo.
Penso ci serva il loro aiuto se vogliamo sopravvivere. Contraccambiamo l'ospitalità e invitiamoli a farci visita. Sì, dovremo farlo. La Sagamo conosce parole della nostra lingua. Non è possibile. Mi sta facendo tipo un rito o qualcosa, tipo. Yarna! Beh, è tutta qui. Eccola. Ecco la mia storia. La storia della mia razza. Qui è dove sono stato bruciato. Le fiamme mi consumavano. Mi è stata tolta la pelle per poi rifarmi in questa immagine, in questa forma. Ma il mio cuore è vecchio, quanto i vostri, amici miei. Il mio cuore è vecchio quanto il bosco. Vecchio. Quanto un altissimo della foresta. Trontala, tongo malocca. Reato se. Schina sto. Va. Che verdale che mette. Fadmada. Fadrandi. Verglat. Otta. 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 Ferero Otta. Otta. Che sta da dire? Sassu Liewe.
Ehi, sono impazzito. Non glielo dire, suo frate. Bravo, prendi e battere. Insomma, si ammattisce comunque per cercare loro. Madonna, che è successo? No, attenzione, la croce mi ha fatto cadere. Attenzione. Eccoli. Difendete la regina. Sì, mio signore. Proteggere la regina! Linea 1, avanzare! Non capisco cosa intendi. Vuoi mutilarmi? Se uccidiamo 500 sassoni abbiamo... Beh, ucciso 500 sassoni. Ma se facciamo in modo di ferire e mutilare 500 sassoni, ma non li uccidiamo, ci vorranno altri 1000 sassoni per portargli soccorso. È quadruplicata la quantità di guerrieri e tutti alla nostra mercé. Linea 2, avanzare! Terza linea, avanzare! Come fai a sapere che Alfred li farà soccorrere? Beh, perché è cristiano. Lui ci tiene loro. Quindi l'hanno fatto. Sempre crudele comunque. Non so, siete andati. Qualcosa. Aiutateli! Aiutateli! Avanzate, mi dice. Avanziamo, ecco. Soldati, con me! Avanti! Ecco qua.
Certo che ve le siete inventate proprio tutte. Tutte ve le siete inventate. Alfred crederà che peggio di così non possa andare. Peggiorerò le cose. Prenderò la regina. Impossibile. Sarà strettamente protetta. Come pensi di superare la guardia della regina? Voglio... Semplice. Ci avviciniamo a loro e ce la prendiamo. Tutto qui. Sì. Un vero pazzo. Avete ucciso il re Alfred. Certo che sta fuori veramente tutti questa stagione. Cioè, stanno a morire tutti, ma che è? Ma perché? Cioè, io non ci credo mai nella mia vita. Ha visto Gesù. Gesù ha visto. E mo? Scomparso, ovviamente. Ora. Sì, ma questa nebbia, che cacchio si vede niente. Harald, non fare cagate, per favore. Harald, non fare stronzate, per favore. Non fare cose che non dovresti. Ma dove cazzo vai? Mio signore, se posso consigliarvi, è il momento di ritirarsi. Abbiamo trovato un uomo. No, ma non è morto il principe. Il re, cioè. Signore, se restassimo, se temo che le cose finirebbero male. Signore, vi prego, aiutito gli ordini, non ci ritireremo. Perché? Perché Gesù Cristo è con noi. L'ho visto. È sul campo di battaglia. E noi non lo abbandoneremo. No, pure lui l'ha visto. Che hai visto? No, Harald, per favore. No, per favore. No, Harald. Che miseria, eh. Perché? Ma te ne... Perché hai fatto testa tua adesso? Era un piano perfetto. No. No. Era quello che non voleva accadesse.
No, voglio. No. No. Non esiste quel luogo. Uccidilo anche tu, che ce la puoi fa? Morirai solo. Non lo so, un cretino che prende e se ne va, ma dove cazzo vai? Dopo lo vedi. Cosa succede? Bravo! Lo sapevo io che potevi farcela. Lo sapevo che potevi farcela. Ucciderlo. Porca miseria, finalmente. Sì, ma tanto muore pure lui perché è impossibile che sopravviva. Cioè, a meno che non sia un nuovo Bjorn, che non si sa come cacchio è sopravvissuto ad Ivar nella 6x10. Poi è morto lo stesso, però, capito? Che dire? Morto Bjorn, un colpo del genere che sopravvive a Harald adesso. Non credo. Infatti, morto, perfetto. Perfetto un cazzo! Va bene, perché non doveva accadere. Non doveva accadere, porca miseria. Cioè, questo era lo spoiler che uno dei due che mi ero fatta, che voleva che non succedesse, invece è successo. No, voglio, ma perché, cioè... Come tu lo ucciderai? Io lo chiedo a te. Potremmo avvelenarla. Tu che veleno conosci? Io non ne conosco nessuno. Allora che io proponi le cose che non sai? Potremmo pugnalarla. Tu credi? Io credo che sia il modo migliore. Ma Eric dovrà essere altrove e non coinvolto. Andrò a letto con lui. Lui lo fa con tutte quante. Non sarà là. Ci sarete. Soltanto tu e lei. Perfetto, piano per perfetto. Dove andiamo a farlo? Da qualche parte. Sì, lo voglio fare proprio qui, proprio adesso. C'è un posto qua vicino. È chiuso. Ma chi sia una strega, ma può essere uccisa? Sì. Vieni qui. Oh, è scemo di merda! Torna qui! Torna dal tuo re! So che sei ancora lì. Non ti ferirò, né ti ucciderò. Voglio solo che mi dica chi ti ha chiesto di uccidere. Forse sono qui. Proprio io. Sono qui. Va bene. Va bene, però... Ok.
Cioè, scusa. Cioè, solo ho detto che cacchio mi ha fatto. Cioè, prima lo fate diventare cieco, poi lo uccidete. Ma che, guarda, ma i brividi mi fanno. Cioè, ma perché? Perché? Cioè, veramente ho i brividi. Ma pure cussù, poverino. Dice che sei libero, morto sei. Beh, però, cioè, così. Ah, lei era complice. Ah. Eravate complici. C'è già gli insetti sopra la faccia, cioè. Cosa hanno visto? Dai, fatemelo vedere. Una casa. Una casa sull'albero. Ma l'hanno fatta gli indigeni per loro? Che carini! Questa è la nostra storia. Uomo matto! Mi sto segnando. Chi ci sta? Che gioia della vita! Queste sì che sono le gioie della vita! La mia grande gioia della mia vita! No, vabbè! No, vabbè, io adoro, adoro tantissimo! Adoro! Allora, prima di tutto mi scuso se questo video durerà meno del solito, però penso che in fase di editing dovrò tagliare qualcosa, devo per forza, ho necessità di farlo, quindi scusatemi. Mi rifarò sicuramente al prossimo episodio, che sarà l'ultimo, e adoro, adoro, e sono successe troppe cose, mi dispiace di dover tagliare più del dovuto. Però sicuramente mi rifarò al prossimo episodio, vi chiedo perdono davvero, spero che possiate capirmi. Comunque sono circa 35 minuti di video e quindi penso che vada bene comunque, tanto alla fine le cose che sono successe, quelle proprio top, ci saranno sicuramente. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti
Se sono solo io che sclero male, cioè io questa puntata l'ho amata e l'ho odiata perché è morto Harald. È morto Harald. Però Flocchi, cioè raga, Flocchi alla fine io, cioè, ho amato tutto veramente. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate. E questa sì che è Vikings, quella che conoscevo io finalmente. Finalmente, speriamo che l'ultima puntata sia degna di questa. E questa, la 19, diciamo che possiamo paragonarla anche alla serie 11, diciamo come, no, so parlare oggi perché sono troppo contenta, non trovo le parole. Diciamo che, ecco, le mie preferite della serie B rimangono per adesso 6x11 e 6x19. Mi manca ancora l'ultima, quindi potrebbe ancora cambiare tutto. Non so cosa aspettarmi, sinceramente. Per adesso, magari vorrei accertarmi che l'ultimo spoiler che mi ero fatta possa avverarsi nell'ultima puntata, perché quello sì che è uno spoiler che vorrei che si accertasse, non come la morte di Harald. E niente, vediamo un po' cosa succederà nell'ultima puntata. Non sono pronta perché questo vuol dire che mancano, diciamo, 45 minuti, forse anche 50. Mi sembra che l'ultima puntata duri 50 minuti. Quindi manca meno di un'ora alla fine di Vikings. E non so se sono pronta. Io non lo so se sono pronta. Non credo lo sarò. Vabbè, comunque, concludiamo qua il video. Ripeto, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre impressioni, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!